bianco, ma questa è la mia scoperta, il lambrusco. Il lambrusco, siccome è molto frizzante, o il vino emiliano, lo so perché mia madre è emiliana, lo fa diventare come una cremina. Quando è arrivata questa cremina, e quindi avete già cotto la pasta, mettete non panna, non queste cose pesanti, ma o un goccio di latte o del Philadelphia. Girate bene bene, mettete la pasta e non sapete che vi mangiate. Questa è la trovata, la faremo. Questa è l'idea di un laboratorio, mangiavamo sempre pesto, pasta col pesto, è vero? Ho dovuto imparare, Flavio. Ti stavo guardando anche un pizzico del terrore. No, di... veramente, 2013 col pizzico. Cosa è successo? C'è altre cose da dichiarare, cioè, di pubblicare la prima. Per cucinare e recitare. A recitare meno. Bene. Quindi non ha mai provato questi piatti da quando è stato bravo? Questo è solo ho parlato per esigenza, mia moglie è farmacista. Sì. Allora, c'era un periodo che aveva, io devo lavorare perché sta a casa col bimbo appena nato, no? Perché, mi sta prendendo la pensione, cosa devo lavorare? Allora lei si è rimessa a fare la farmacista e io sono rimasto a casa. Tanto in quel periodo non è che ci fosse stato ci sarebbe io te guardo così che le sue case sono una mobili di idea i soggetti le cose poi non le prende c'è meglio io che non a casa di montare per tutta stasera ma che mi piace prendete il metro e quindi per esigenza sì. Ho dovuto imparare per forza fra le ragioni perché lui non lo sa, non gliene mai fatto. No, ma no, io prima a certo spieghiamo, a un certo punto lui purtroppo lascia Roma perché il cabaret romano era feroce, lo è ancora. A Milano sono più carini, sì. Te lasciano delle vicine. A Roma e mai. E lui allora, una volta è venuto con me, sì, no, ricordi? Io ho pensato che non saremmo usciti vivi da quel bar, sai come quei film dei Martin Scorsese? Dice accompagniamo stasera, in realtà era alle 7 di sera, è un pomeriggio, è danzante, alle 7 in un bar di latino, ma che è un bar di latino, a luci accese, bianche così, alle 7 di pomeriggio fa ridere adesso a parte gli scherzi, sembra che ce la stiamo qui a menare tra amichetti, solo uno con quel talento speciale, ma entravamo muratori sporchi di stucco di carcinacci appoggiati così al bar perché questo via, perché non adesso. C'entra Gabriele Cirilli, totalmente sconosciuti, mi mette alle musiche e gli sbaglio pure la canzone, parte un'altra base, mi voleva ammazzare con un Chris Malese e aprirmi così in arachini finale, lui li prende, riesce con la tigna sua, tipica abruzzese, e la gente alla fine l'ha portato in trionfo e siamo usciti vivi dal bar della Tina. Però battute tipo... Poi è chiaro, quando adesso va in televisione ci può andare, poi non lo fa perché ha un talento straordinario e un rigore formidabile, quindi sale sul ring e mena sempre come Cassio Clay, però... Se tu sei uscito vivo dai bar della Tina, dalle serate in provincia, dove non sa, noi abbiamo fatto una serata di cabaret dove a un certo punto è arrivata la torta di compleanno, ci hanno detto questa è il City che stiamo a festeggiare. Era il Tina Pica, dove era? Il Tina Pica. E ci vuole tornare con la latta di benzina. Una volta invece, no. Questo l'ha raccontato nel suo libro, una volta invece. Facciamo pubblicità pure a tuo libro, che cavolo. Ma adesso no, diciamo un libro è uscito tempo fa, ha avuto un grande successo. Vabbè, dai, è su, di là è tutto, all'Alfeus, fai l'Alfeus. Sono stato nominato qualche volta anche. Ma per sbaglio, io avevo detto delle valli. Dai, all'Alfeus, ci danno una serata all'Alfeus, per chi non conoscesse, poi la finisci tu quella serata. È un posto ancora adesso prestigiosissimo, se riuscivi a farti dare una serata di cabaret all'Alfeus, era meraviglioso, insomma. Potevi cominciare a sognare. Ci danno questa sera verso le 23. Noi eravamo lì alle 7 di pomeriggio, avevamo montata la scritta al Feus, proprio la S. Ci eravamo portati costumi, parole, cose, musica, tutto. 19, 20, 21, vabbè, dicevo presto per vedere arrivare la gente. 21 e 30, 22. Gabriele comincia a sgranare il rosario del legno della nonna. Prega anche tu con me, Flavio. Ho detto guarda, occhio e croce che tu abbia cose più importanti di quel che faccio venire il pubblico. 22.30, 23, ma no qualcuno, giuro. Ma no, Sara, è deserto, manco le dune, 23 qualcosa, come in un film di Frank Capra dove tutto finisce bene, si spalancano le porte al festo, una fiumana di gente, lui corre incontro ad accoglie, buonasera, benvenuti, mettetevi dove volete, lo vedo andare via così. Torna a Capochino, adesso lo dice lui, torna a Capochino da me. Erano stranieri. Erano entrati che si erano sbagliati. Stavano a cercare una birra e l'indicazione. Sono birra dall'altra cosa, entrati da noi. La cosa bella però di quella serata, no, la cosa triste. Bisogna dirlo. No, io la dico, ma... siamo usciti da locale. Non però guarda che classe. Ancora non guadagnavamo, non presemmo i soldi dall'impresario. Sì, sì, no, rifiutammo. Lei anzi venne incontro, ci voleva dare, noi no, grazie, non abbiamo lavorato. Ci siamo fermati, Flavio si ferma con la sua macchina
davanti alla fontanella, prende delle cose, va in bagno. Cioè, costumi di scena, ma aspetta, torna in macchina, volevo lasciare. E torna in macchina, dice, ma che siete da fare? Ho preso i costumi di scena perché li ho bagnati, perché se torno a casa che non ho sudato, poi mamma che dice. Cioè, la vergogna dice che non hai recitato, allora per far vedere così abbiamo lavorato qua nata. Bene, quando poi insomma le cose vanno un po' meglio, cosa te lo ricordi che ci siamo stati fortunati, perché tu ci puoi avere anche un grande talento. Io lo dico così, quella è una ricetta della vita molto strana, che gli ingredienti poi non combaciano sempre con con il risultato finale. Noi in classe avevamo sia tra le ragazze che tra i ragazzi dei compagni di lavoro, di viaggio, sui quali avremmo scommesso le nostre ultime 1000 lire, che non abbiamo mai più visto lavorativamente parlando. Quindi ogni volta che noi ci rincontriamo, ci telefoniamo, anche essere qui stasera, è la riprova che sì, tu ci metti il talento e grandissima applicazione, poi ci vuole una mano dal cielo, grande fortuna, altrimenti non si va da nessuna parte. Sicuramente no. Ma non è scontato. No, cioè, questo è te lo ricordi. A prescindere dalla cosa, spero di rimanere a quello di Flavio. Certo, non è più. E l'unica cosa, ecco, qui in questo libro ho usato ricette dietetiche, nel senso non ho usato grandi sughi, proprio, nel senso che ne sono caprette, cacio e uovo che ho nominato prima, non c'è una ricetta, no, è di una pesantezza, ho usato cose leggere anche perché mia moglie è fissata, è una salutista, infatti ogni volta che esagero con dei salatini lei mi fa, no dai Gabri che ti salza la pressione, se prendo che ne so una mozzarella di bufala, ma no dai che ti salza il colesterolo, se prendo dei dolcetti mi fa, no dai che ti salza la glicemia, se prendo una ragosta mi fa, no dai che te salza, vabbè mo prendine 4. E quindi no, era solo per dire che sono ricette facili, dietetiche, legate non ci sono dosi, giusto? Non ci sono dosi per il motivo che ho detto prima, pizzi con pugno, quanto basta? Non so quanto basta, cioè, che ne so io quanto basta, cioè, me lo devi di te, e allora a quel punto è meglio fare a occhio. Se ti va di mangiare un po' di più di pasta, invece di, io ti dico 400 grammi, ma se per te 400 sono pochi, mettine 600, no? Come i crostini che le consigli 13 fette a testa. 13 a testa, i crostini, quelli non sono buoni.